si aggiunge un nuovo capitolo alla storia infinita della gara bandita dalla regione per affidare a un unico gestore il servizio di trasporto pubblico locale in Toscana. Oggi il Consiglio di Stato si è espresso sui ricorsi presentati nei mesi scorsi da due contendenti, il consorzio di imprese locali Mobit e Autolinee Toscane del gruppo francese Rattepé, attuale aggiudicatario della gara. Ebbene, a sorpresa, i giudici hanno sospeso il giudizio di appello sul ricorso di Mobit, rinviando alla Corte di Giustizia Europea una delle questioni su cui il TAR si era espresso con chiarezza e con un parere favorevole, ovvero il possesso da parte di Autolinee Toscane Rattepé dei requisiti per partecipare alla gara della Regione Toscana. La decisione del Consiglio di Stato sarebbe infatti legata all'interpretazione del diritto comunitario, con particolare riferimento alla durata della concessione del servizio messa a gara, 30 anni. Ora la parola passa alla Corte Europea. L'estate è arrivata, sì, ma con qualche giorno di anticipo. Una vera e propria ondata di caldo si è abbattuta su tutta Italia, colpendo più duramente alcune regioni dello Stivale, tra queste la Toscana. In questi giorni, difatti, Firenze, Prato, Pistoia e Siena hanno registrato temperature record, con il termometro che ha toccato picchi di 32 gradi, 5 in più della media stagionale. Un maggio incandescente, ma anche giugno, si ipotizza, sembra non essere da meno. Le previsioni parlano della presenza di un caldo africano, almeno fino alla giornata di domenica. Domenica, con picchi di umidità che oscilleranno dal 40 al 60%. E se da un lato c'è già chi si è attrezzato per vivere la stagione estiva nella caldissima Firenze, dall'altro vi è l'incombere di un alto rischio che il grande caldo porta con sé, quello degli incendi. Situazioni che in questo particolare periodo vanno tenute sotto stretto controllo, come ha spiegato il responsabile della protezione civile della città metropolitana di Firenze, Leonardo Ermini. Pur non essendo in questo periodo, nel cosiddetto periodo di alto rischio incendi, solitamente in regione toscana è quello nei mesi di luglio e agosto, con una variabilità che può essere legata alle situazioni locali di tipo meteo. Tuttavia in questi giorni si sono già generati alcuni incendi in varie parti del nostro territorio, compreso quello della città metropolitana. Il sistema si è attivato dell'antincendio boschivo e la raccomandazione in particolare è quella di stare attenti alla gestione dei divieti sull'aspetto dell'abbruciamento delle sterpaglie nel periodo legate alle potature e comunque mantenersi sempre dei comportamenti, soprattutto in aree boscate e a rischio di innesco, idonei a non consentire appunto il protrarsi dell'incendio, come ad esempio l'accensione di barbecue nel bosco, eccetera. Ovviamente tutte attività che sono vietate, come ad esempio l'accensione di barbecue nel bosco, eccetera. Ovviamente tutte attività che sono vietate. La Toscana è una regione per anziani. Firenze è stata eletta capitale indiscussa dei centenari. Dal 2001 al 2016 è difatti triplicato il numero di chi raggiunge il secolo di vita, passando da 72 a 210, dopo aver toccato il record di 242 centenari nel 2014. I dati sono stati rilevati dallo studio demografico realizzato dall'Ufficio Statistica di Palazzo Vecchio, che ha preso in considerazione l'aumento della speranza di vita in relazione all'incremento dei residenti centenari. Negli ultimi 15 anni, infatti, tenendo conto del periodo di riferimento della ricerca, l'aumento della popolazione centenaria ha toccato un più 191%. E sono le donne a portare alta la bandiera, ben 182 le anziane che hanno spento le fatidiche 100 candeline, contro i 28 uomini, anche se è stato registrato un incremento del numero di uomini. Basti pensare che nel 2001 solo uno superava i 100 anni, mentre alla fine del 2016 erano ben 28, dopo aver raggiunto il massimo nel 2013 con 39 centenari. Un vero e proprio primato, quello del capoluogo fiorentino, che conta il più alto numero di centenari per 10.000 residenti, una media di 6,4, seguito da Bologna e Genova. Sono dati indicativi, ha così commentato l'assessore alla statistica Lorenzo Perra, e anche se gli indicatori non si esauriscono con questi numeri, si tratta comunque di un segnale della buona qualità della vita e dei servizi sociali e sanitari che ci sono per gli anziani a Firenze.